Eccellenza, il suo essere successore degli Apostoli oggi non è certamente un impegno facile, né tantomeno semplice, come potrebbe forse apparire a una visione superficiale della vita. Ed è un compito ammirevole per le implicanze che porta con sé. Il buon pastore ama e governa le sue pecore perché sa che non sono solo la sua ricchezza, bensì gli sono state affidate per condurle sulla strada della vita. Una vita oggi messa in difficoltà da disvalori che rischiano di far smarrire alla comunità i principi di solidarietà, di rispetto dell'uomo, di tutela del più debole, di accoglienza di chi è diverso. Una vita che rischia quotidianamente di essere messa in discussione, dal suo apparire fino al termine naturale. Per questo è necessaria una parola forte, autorevole e credibile che aiuti tutti a comprendere il valore assoluto che ogni uomo e ogni donna hanno nel creato. Sono valori religiosi ma anche laici, perché il rispetto e la tutela della vita e dell'uomo sono insiti nella natura umana. E in questa lieta ricorrenza non posso dimenticare i suoi predecessori, che così tanto hanno contribuito alla formazione di intere generazioni di uomini e donne del Monferrato. Monsignor Carlo Cavalla, che è stato un punto di riferimento e di richiamo per molti della mia generazione, che in quel tempo vivevano la stagione unica e irripetibile della giovinezza piena. Monsignor Germano Zaccheo, che ha rappresentato un punto alto di collaborazione e di confronto in tutti i campi. La sua dolorosa e prematura scomparsa ha lasciato attoniti i fedeli della diocesi, ma egli vivrà sempre nel ricordo dei suoi insegnamenti spirituali e delle opere che ha lasciato, dagli imponenti restauri della cattedrale al ricordo dei tanti momenti delle celebrazioni del nono centenario del nostro Duomo. Credo, Eccellenza, che saranno molti i motivi di condivisione del suo apostolato e del nostro impegno civile per costruire una società migliore. Desidero davvero augurarle di cuore un ministero fecondo in terra monferrina, insieme agli auspici di trovare adeguata corrispondenza alla sua missione spirituale.